Thomas, questo primo podio qui a Vallelunga, raccontacelo un po'. Ma abbiamo iniziato bene il fine settimana, con qualche problemino di setup, dopo insieme ai tecnici ISS che mi danno una mano veramente come se fossi un pilota ufficiale, e insieme alla mia squadra siamo riusciti a sistemare la moto in modo tale da avere un bel passo gara e poter fare insomma questo risultato. Una gara gestita benissimo, perché sei stato primo dall'inizio alla fine, quindi tranquillità zero, perfetta. Sì, sono riuscito a fare una bellissima partenza, una delle migliori, e dopo, insomma, dopo è stato tutto in discesa, nel senso che il passo gara ce l'avevo e dovevo solo controllare, non fare errori e andare forte, basta. Complimenti. Grazie, ciao. Bernetti Luca, hai conquistato il secondo gradino del podio della 600 Pro e hai conquistato a Vallelunga anche il giro veloce. Raccontaci la tua gara. Niente, sono partito male, quindi ho perso un po' di posizioni, poi i primi giri battagliando non è mai semplice, perché poi siamo tutti quanti abbastanza vicini, quindi devi stare anche molto attento alle traiettorie degli altri. Poi piano piano, come il gruppo ha iniziato a sgranarsi, sono riuscito a prendere un po' il mio passo e da lì sono riuscito a recuperare posizione dopo posizione fino ad arrivare al secondo posto. Il primo ormai era lontano, quindi nulla da fare. Simone Bonaccorso, sei arrivato primo della categoria avanzata qui a Vallelunga, la prima gara nel trofeo italiano amatori, e dopo tante stagioni con la 300 sei passato alla 600, raccontaci la tua gara. Sì, non ci aspettavamo di essere così veloci, perché comunque la 600 prima di venire qui l'avevo guidata solo una volta, un test giù da noi in Sicilia, quindi non sapevamo cosa aspettarci, è stato bellissimo, mi sono trovato da subito bene giovedì, sono andato a migliorare, e dai, terzi assoluti, quindi comunque non male neanche nella Pro, e dai, peccato perché poteva andare meglio secondo me questa gara, ho fatto un po' di errori, delle cose non hanno funzionato, però mi sono divertito tantissimo, la prima gara va bene, e va bene così. Cosa c'è da migliorare secondo te in vista di tutto il campionato? Sicuramente ancora devo, ogni volta che salgo sulla moto imparo qualcosa, perché ancora non sono abituata alla 600 e a come guidarla, però vediamo, sto imparando, già questa gara mi è servita molto, vedere i primi due mi ha fatto capire delle cose, quindi dai, speriamo di migliorare, ci sono ancora altre gare, quindi ci siamo. Complimenti Simone. Grazie. Enrico, questa pole position a Vallelunga, innanzitutto complimenti, ti aspettavi questa prima posizione? No, la verità no, anche se siamo stati veloci tutto il weekend. Ho fatto un buon passo durante la gara, ringrazio il team per avermi messo in condizioni di fare questo. Tutte le persone che sono venute con me, ringrazio gli sponsor. Sono felicissimo, seconda gara della mia vita, prima posizione, non potevo chiedere di più. Giuseppe, partivi in pole, non era facile perché per te era la prima volta, poi sei un po' retrocesso durante le prime fasi della gara, ma hai fatto poi una seconda posizione, quindi complimenti a te, perché la prima volta a Vallelunga non era facile, quindi complimenti ancora, raccontaci la tua gara. Grazie mille, e come ben visto, come ti dicevo anche ieri, le partenze non sono il mio massimo, il mio forte, però dopo la prima curva, quando ho visto che il gruppo era comunque abbastanza vicino, ho provato a dargli tutto sapendo che avevo il passo per sorpassarli. Sono entrato in due belle curve, bello, bello deciso, e mi sono portato io al secondo posto, però il mio avversario era veramente molto forte, le forze erano veramente calate, quindi mi sono accontentatissimo, perché per me è un onore essere qua di questo gran podio, per me. Complimenti e grazie. Grazie. Giovanni, raccontaci questo terzo podio qui a Vallelunga, la tua prima esperienza in circuito con il trofeo italiano amatori. Beh, niente, un'esperienza fantastica, la mia prima volta che faccio una gara. Siamo degli amatori, ma in questo contesto ti senti un po' pilota? Non lo sei, non lo sono, quindi beh, ne farei altre 100. Si parte dal venerdì, ho avuto un'ansia per tutto il weekend,
Niente, mi tengo stretto il terzo posto e nulla, sono stracontento, felice, come un bambino. Ti sei anche qualificato bene, perché comunque essendo la prima volta ti sei qualificato quarto, hai migliorato come tempi, quindi se mi dici, ci dici che eri teso, come hai gestito la tensione? Ecco, gestito? Non l'ho gestita. Come hai nascosto la tensione? Guardavo quello avanti. La tensione la sbloccavo solo così, cercavo di prendere quello avanti e via, fino all'ultimo. E chiudere 10 giri, che in vita mia non ho mai fatto. È la prima volta che faccio 10 giri a Vallelunga. Quindi se ci sarà una prossima volta, come noi ci auguriamo, come lo affronterai? Sembra uguale. Christian, quest'oggi abbiamo conquistato il terzo gradino sul podio. Come la vedi questa gara? Dove l'anno scorso hai fatto una gara bellissima, oggi sempre podio, ma c'è un qualcosa che non ci piace. Allora, io onestamente pensavo di andare più forte. Il potenziale ce l'avevamo e abbiamo girato bene sia giovedì che venerdì. Purtroppo abbiamo un problema sul posteriore che non siamo riusciti a sistemare e si è visto nel finale che Cirotto mi ha passato. E infatti ho dovuto fare la gara con la 0, non con la X, che la X è quella più performante, proprio perché con la X questo problema aumentava. Quindi abbiamo corso con la 0, però sapevamo di non essere veloci come loro. E però vediamo di rifarci al Mugello, dai. Un grande weekend per Marco Puglisi, che non solo parte primo ma conquista anche la pole position in questa prima gara, una gara che ha gestito in perfetta forma perché la leadership l'ha mantenuta dal primo giro all'ultimo giro. Sì, sono contentissimo. Dopo la pole position, come ben ricordo, ieri avevamo tolto già un sassolino nello stivale sinistro, oggi l'abbiamo tolto nel destro. E avevo in mente di fare questa strategia, di partire e allungare subito, dopodiché riposare un pochino se il margine lo permettesse e gestire la gara. Così è stato, sono felicissimo. Ho una marea di amici qui che sono venuti, devo ricompensarli in qualche modo, quindi grande il team Pissard che mi ha dato una moto perfetta e grazie a tutti e grande a Puglisi che comunque ci ha messo del suo. Gestione della gara perfetta, ma oltretutto c'è un più perché hai abbassato il tempo rispetto alla qualifica. Sì, ho abbassato il tempo, si poteva fare ancora un pelino meglio, ma non ho preso grossi rischi, io ho mantenuto lo standard nella mia guida e l'asfalto non era nel migliore dei modi, però ci siamo divisi abbastanza bene. Complimenti Marco. Grazie mille, ci vediamo al Mugello.